Up next irregistrata, perché? Perché senza Luca non si va in diretta, ecco qual è la verità. In sostituzione del buon Luca, un graditissimo ritorno dalla pensione, Fabri, professional fibro ottico questa volta però, vero Fabri? Yes, assolutamente. Bene, allora iniziamo praticamente, facciamo molto velocemente, faremo una puntata dove andremo a dire un po' quello che ci è interessato del discorso della puntata di NXT, seconda e ultima puntata on the road, fondamentalmente questa volta siamo a St. Louis, di fatto in main event ci sarà il buon Randy Orton, da settimana prossima si ritorna a casa con le nuove livree, con le nuove grafiche, vedremo come sarà conciato il vecchio Performance Center. Adesso, non mi ricordo mai com'è il nome, quello lì, Capital Center, Wellness, c'ha un nome proprio, però vabbè, non, tanto non me lo ricordo mai. Manco io. Insomma, il Performance Center. Cominciamo questa puntata con il nuovo, ma anche vecchio fondamentalmente, campione NXT, che dà il benvenuto a tutti quanti e dice che è gasatissimo e pronto per nuove sfide dopo aver sconfitto settimana scorsa Ethan Page. Non fa tempo a prendere la parola che subito dagli spalti arriva Desmond Xavier, colui che secondo me è stato poi il vincitore della settimana scorsa, perché migliore, dove praticamente dice: guarda che tu non sei l'unico che ha vinto settimana scorsa, anch'io mi sono messo in cascina una bella vittoria, parliamone settimana prossima e dammi questa possibilità. Non fa tempo a rispondere nemmeno il buon Trick Williams, che parte la musica di Jey Uso e tutto il pubblico canta insieme a Jey Uso, Booker T soprattutto. Arriva lui e dice: poche chiacchiere per voi sfidanti, adesso è il momento dei campioni. Sulle mani, fondamentalmente, momento per il pubblico, momento per, diciamo, attirare un po' l'attenzione per i canali, anche magari per chi guarda da casa. Per il resto non ci vedo altro motivo. Fabri, dimmi tu se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, prima mi ha nominato per gli amici sarebbe stato Wesley, quello. Ah, perché l'ho Desmond chiamato Desmond Xavier? Xavier, niente, non so più parlare. Questo, il momento Jey Uso, al di là che si sono messi a fare, viene bene, Luke Death Trick con lo Yeet vicino, però chiaramente fan service e chiaramente perché è inutile che lo ce lo nascondiamo. Ieri sera era serata dove c'era anche Dynamite, e quindi mettere Jey Uso all'inizio, che è uno dei più amati, è uscito fuori da poco, che molto è uno dei primi nel merchandise, se non addirittura il primo in questo momento, quindi fa sempre comodo, e quindi è stato fatto chiaramente per quel motivo lì, Almeno anche per perché, buttare un orecchio. esatto, c'è cioè Jey Uso, magari uno può pensare, ma taci, magari compare più avanti nella puntata. È stato un segmento, la sua presenza è stata tendenzialmente inutile, lì, perché ci hanno voluto presentare Trick Williams contro Wesley poi alla fine. Zorro no. Successivamente, no, invece Zorro sì, lo deve fare lui, può fare tutto, è bravo. Allora, successivamente è il momento del 3 contro 3. Le prime a entrare sono state Bianca Belair, Jade Cargill, Kenai Jordan. Bianca Belair e Jade Cargill, campionesse di coppia, con Kenai Jordan, campionessa North American delle donne, che vanno a sconfiggere le Fatal Influences. Per un momento si sono incontrati sul ring tutti e 5 campioni, quindi queste tre più i due di prima, foto per il pubblico, eccetera. Poi sono arrivate le Fatal Influences, match onestamente carino, un 3 contro 3 che è servito fondamentalmente anche un po' per annacquare come al solito magari le eventuali difficoltà di Jade Cargill, Bianca Belair e anche Kelani Jordan. Dall'altra parte non abbiamo delle grandissime lottatrici, la migliore secondo me è Jasmine Mix tra tutto il pacchetto di 6, secondo me, a prescindere. Fallon Hailey e JC Jane sono due brave, ma non bravissime. Una cosa volevo dire:
Secondo me le cinture erano alla vita del terzetto sbagliato. Tutto qua. Poi dopo decidi tu come, però secondo me erano alla vita del terzetto sbagliato. Vai Fabri, dimmi la tua. Allora, parlando tanto del pacchetto, chiamiamolo così, Fatal Influence, Fallon Alley in questa versione così mi sta piacendo, perché forse perché era completamente diversa prima, Sì. anche se va lo stesso vestita da, diciamo, texana, da cowgirl, stavo per dire cowboy. Vacchera, e non ho detto vacchera a caso. Esatto. Vaquera è cowgirl in spagnolo, eh? Non stia perché sennò qua No, 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 rischiamo. no, 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 Vaquera assolutamente. in quel senso lì. Infatti il cognome di colei è quello. Fallonelli mi piace molto in questa versione. Sul ring è bravina, diciamo che è la seconda del gruppo. Sapevamo che sarebbe stata schienata Jasmine Nyx, però nuovamente. Fai la prova 3 contro 3 e quella che ne esce meglio è proprio Jasmine Nyx. Sì. E quindi mi sa che a questo prima o poi dovranno un po' farci fare un po' due o tre conti, perché come ce ne accorgiamo noi, se ne accorge il pubblico magari è la parte da questo punto di vista per le scelte minore, però vado a immaginare che anche i vari booker eccetera gli occhi ce li hanno. Quindi esce fuori brava sul ring, bella ragazza, sa interpretare il suo personaggio. Faccio fatica a pensare che la tengano ancora tanto in disparte. Secondo me, al di là di questo, c'è una cosa che mi piace molto dell'ultimo, diciamo, periodo, il scorso WWE, o perlomeno NXT, dove c'è un po' più di regolatezza, non hanno fretta nel lanciare le cose, si prendono tutti i tempi, quindi va bene così. Secondo me, però, tra queste tre, Jasmine Nyx è quella candidata a prendersi la cintura di Katherine Jordan, l'ho detto. C'è anche da dire una cosa, però, ad esempio, è ormai qualche mese che diciamo che lei e Jada Parker sono le due migliori tra le giovani, ma subito migliori, già appena uscite. Però Jada Parker l'hanno subito lanciata, ma lei invece col fatto di averla messa con Jesse Jane soprattutto è un po' più frenata. Sì, stanno un pochino arrancando, però secondo me la costruzione del personaggio all'interno del Fatal Influences alla lunga paga di più rispetto a una Jada Parker che è stata subito lanciata e adesso magari potrebbe un po' arrancare per trovare spazio. Poi dopo vediamo un attimo quello che succede con il discorso Lola Vice. Nel frattempo passiamo da delle donne a delle altre donne perché abbiamo Cora Jade che ufficialmente arriva, no? Ritorna ad NXT con tanto di tutore brillantinoso, va a presentare la sua amica, ossia Roxanne Perez, perché dice per tanti anni ci siamo date battaglia, adesso invece vedo una Roxanne Perez diversa, più matura, una donna che si merita questo titolo e che ha meritatamente vinto settimana scorsa. Quando più o meno ha detto così, arriva Giulia, che non prende benissimo questo discorso, e dopo che Cora Jade l'ha esplicitamente invitata sul ring a salire quando in quel momento era sola, arriva Iega la Reina Stephanie Vacher. E quindi, signori, è arrivata anche Sua Maestà Stephanie Vacher con a seguito di Giulia, e praticamente hanno fatto piazza pulita del duo Cora Jade più Roxanne Perez, le due figlie di CM Punk, perché lui ha detto che sono le sue due figlie e non sapeva di averle. Entrambe, Giulia e Stephanie Vacher, prendono la cintura lasciata a terra da Roxanne Perez nella fuga, nel backstage sui social. Si è visto un video dove praticamente Roxanne Perez e Cora Jade strillavano e strepitavano. Non si è capito nulla di quello che hanno detto, però era bellissimo. Fabri, questo scontro era non telefonato di più. Tra l'altro, poco prima del segmento stavano intervistando Giulia nel backstage, che poi si gira e dice: finalmente ci vediamo, vecchia amica. Solo perché Sì. loro due
Giulia e Stefani Wacker hanno avuto un incontro, tra l'altro nemmeno abbastanza recentemente, era per New Japan, non è questo, o in Stardom, titolo femminile, no, Strong, mi sembra titolo femminile Strong era, se non sbaglio, che avevano fatto incontro. Tra l'altro purtroppo è uscito male quel match, me l'ha detto chi l'ha visto, io ho visto solo dei spezzettoni, ma tutti mi hanno detto che è uscito male, purtroppo, nonostante loro due siano molto brave. E quindi questa era la parte prima del segmento. Roxanne Perez questa volta a me è abbastanza piaciuta al microfono, soprattutto quando era da sola, perché poi Cora Jade le ha un po' rubato la scena, forse un po' aveva la foga di rientrare dopo tanto tempo, quindi era un pochettino più, diciamo così, era un po' più presa. Poi, come dicevi te, dopo la settimana scorsa, quando Stefani Wacker si è presentata, e poi soprattutto dopo il match tra Giulia e Roxanne Perez, avevamo subito detto che preparavano un 2-2, Stefani sarebbe andata con Giulia, anche perché comunque metterle subito contro non avrebbe molto senso. Mi è piaciuta la parte quando hanno preso le cinture, perché sì che hanno preso la cintura, ma non si sono guardate loro due in cagnesco, hanno preso la cintura e hanno guardato Roxanne Perez, cioè loro l'hanno solo presa, tra l'altro nemmeno tirata su, e hanno guardato Roxanne Perez. Comunque potevano in teoria contendersi la cintura, invece no, fatto vedere che tutte e due comunque prima o poi su quella cintura ci lavorano. Adesso la magari è il la tempo. Prima. Per il momento a Roxanne Perez, infatti. Esatto, adesso è il momento prima di pensare a loro due in quanto tag team. Poi vediamo ovviamente più avanti cosa succede, anche perché se ne dovessero fare un tag team di qualche mese, e le vediamo anche abbastanza presto per i titoli del mondo. Queste sospendibili alla grande. Una cosa volevo aggiungere, il fatto che si vada 2-2 per il momento, diciamo, allunga la faida per il titolo, fondamentalmente, nel senso che la allunga nel tempo. Questo non mi dispiace, perché il titolo femminile è stato molto al centro dell'attenzione negli ultimi mesi, perché Roxanne Perez si è dimostrata brava sotto questo aspetto, è inutile nasconderlo. E magari tenerlo un attimo, diciamo, in stand-by e mostrare quello che sa fare Roxanne Perez, anche, diciamo, quando il titolo non è protagonista, potrebbe essere un'idea per capire lo sviluppo della ragazza. Noi continuiamo invece con un altro titolo on the line, perché c'è stato il WWE NXT North American Title Match, dove Tony D'Angelo, insieme ad Angelo Family, va a sconfiggere Oba Femi. Allora, Rocky Balboa ha battuto Clubber Lang, Fabri, No, praticamente. era più proprio Apollo. Come? Sì, dai, era da Clubber Lang, ma a me verrebbe da dire che ha battuto più Apollo che Clubber Lang. Sì, Però, allora sì, perché si è secondo la comportato. loro storia, ha battuto Clubber Lang. Allora, esatto, cioè, nel senso, Oba Femi ha fatto pre-match Apollo Creed, palesemente, perché era molto più spaccone. Clubber Esatto. Lang non era così spaccone, era semplicemente uno che un bulldozer che andava soprattutto a tutti. Però in ring Oba Femi era Clubber Lang, quindi diciamo che più o meno la vediamo un po' così. Dall'altra parte, però, Tony D'Angelo Balboa è indiscutibile. Allora, match che fondamentalmente a me non è dispiaciuto, come non era dispiaciuto l'altro che avevano fatto a No Mercy, se non sbaglio, che era l'ultimo pay-per-view, mi sembra, no? Come? Sì, Quello prima. perché poi dopo di mezzo c'era il rematch dove Tony D'Angelo è scappato via, no? No, no, quello lì è No Mercy, se non sbaglio. Più o meno mi è piaciuto anche questo. Match dove praticamente sono grossi. Non sono convinto sul fatto che Tony D'Angelo sia campione. Non vedo tanti miglioramenti da parte lui, né riconosco, diciamo, comunque il peso all'interno di NXT come personaggio. Oba Femi ha dimostrato molto come campione, però secondo me ancora non era il momento di toglierlo il titolo per mandarlo magari verso altri lidi. Boh,
non sono proprio convintissimo anche per come ha vinto Tony D'Angelo con Roll Up, insomma, via, non, cioè, non sono proprio così convinto di tutto ciò. Allora, non mi stupirei se ci fosse la bella comunque tra i due, quindi è un po' da vedere. Cosa non mi è piaciuto di questa faida durata qualche settimana, no, vabbè, di fatto 2 mesi perché c'era stato l'altro pay-per-view, è che va benissimo la parte di Rocky. Io vado anche a immaginare che altro che essersi divertiti, soprattutto quando hanno fatto 2 o 3 settimane fa il promo uguale, identico, quando diceva che aveva paura. E lì per lì io non ci avevo fatto caso, no? Poi quando l'ho letto ho detto porca troia, è vero, ecco, lo avevo già Perché non sentito. esiste la nostra review. E l'ho sentito io, ma io ho visto prima la puntata e poi la vostra review. Ah, ok. Però facendo così ci avevano spoilerato il risultato. È un po' sì. E non c'erano alternative, si sapeva che avrebbe vinto Tony D'Angelo. Obafemi però si è dimostrato un bravissimo campione, e quindi abbastanza breve, o va direttamente per il titolo di NXT, non mi stupirebbe se lo mandassero anche nel main roster a imparare qualcosa. Però Sì. Obafemi ha fatto vedere di essere bravo, perché ha lottato comunque contro tanti tipi di lottatori diversi. Ha tenuto il titolo per tanto. È giusto da un certo punto di vista togliere, comunque gliel'hanno fatto togliere contro quello che insieme a Trick Williams e forse Wesley è quello che da più tempo lì, è quello più esperto, al di là di tutto, per quanto poi può piacere o no, lì poi sono gusti personali. Quindi non l'hanno fatto perdere contro uno qualunque e poi via. Quindi Ah, no, gli hanno assolutamente. dato anche una sconfitta onorevole, anche per il fatto della storyline, al di là dei rifacimenti di Rocky, comunque. Quando è l'avversario che dice ho paura, ripeto, a prescindere dal discorso di Rocky, comunque fai vedere che l'avversario è un avversario valido. Non Certo. perché comunque siamo nel 2024 e Rocky 3, parliamoci chiaro, molti ragazzini e ragazzi che seguono wrestling non sanno manco cosa sia, quindi No. non hanno colto assolutamente la situazione. E per quanto siamo dei Perché film che ormai fanno sono i ragazzi. passati 40 anni, non Di 20. quello 40, esatto, di quello lì Non 40. 20, Anche sono 40, non 20. poco qualcosina di più perché sono 40, sì, più o meno, comunque sì. Farà bene. Sì. E quindi ci sta che qualcuno non l'abbia preso e quindi si sono presi il discorso che Tony D'Angelo ha paura di Obafemi. Da vedere cosa vogliono fare adesso con Obafemi. Io resto convinto che facciano la bella, perché non, secondo me fanno la bella. Però Sì, questo anch'io. sono un po' di porte aperte, voglio sapere, vorrei vedere se Obafemi poi lo manderanno per il titolo, anche se abbiamo visto che c'è Wesley, oppure addirittura nel main roster, magari per imparare qualcosa. Ecco, sicuramente è più pronto di Solo Sikoa e Bron Breakker quando sono andati lì nel main Sì, roster, ad esempio. Quindi sicuramente più vediamo personaggio. cosa possono fare. Sicuramente più personaggio, più carisma, a Dante, livello di rispetto a loro lotta. due. Poi rispetto a loro due, che soprattutto Solo Sikoa, non capisco perché vogliono lottare da grossi, fanno le bodyguard, eccetera. Bron Breakker, vabbè, fisicamente. Obafemi dà proprio l'impressione di essere grosso, cattivo e forte. È gigantesco quando è, Esatto. adesso non mi ricordo che pay-per-view era, quando aveva staccato su Josh Briggs e quell'altro che sono anche quelli che era e Dijak, tutti e due uno Dai, dai. sopra l'altro, e poi dopo le ha buttate a terra. Mamma mia, che cazzo aveva fatto! Quella comunque era una dimostrazione di forza. Puoi metterla come ti pare, però comunque era una dimostrazione di forza. Quelli due fanno 1,90 l'uno, capito? Quelle toglie. Esatto, non l'ha fatto con due bassi e magri, l'ha fatto anche con due, cioè Briggs è bello grosso, eh? Briggs è grosso, Dejakovic, figo, che lo dico a fare, e quindi ha fatto una bella dimostrazione di forza una volta. Andiamo avanti con il ritorno non solo di Stephanie Wagner, ma anche della nostra cara amica Nikita Lyon, che noi non abbiamo mai perso di vista, io e Fabri, però invece per quanto riguarda NXT ancora non si era fatta vedere. Settimana prossima andrà contro Lola Vice. Ava ha deciso così. Velocemente dico che settimana prossima ci sarà anche il debutto di Stephanie Wacker contro Brent Sinclair, così tanto come informativa.
Non mi aspetto niente da Esatto. Nikita Lyons perché fondamentalmente è fuori da troppo tempo. Spero semplicemente che non si rinfortuni un'altra volta perché siamo sull'injury prone andante qua. Sì, quella che all'inizio c'erano tante aspettative su di lei perché ne veniva dal Taekwondo, era considerata brava, eccetera. Sul Sì. ring, purtroppo, l'abbiamo visto bocciare la qualunque, anche proprio colpi di Taekwondo, quindi non si capiva. Poi purtroppo per lei gli infortuni l'hanno ancora più bloccata, quindi speriamo sia tornata bene. Ovviamente i social, fortunatamente, non sono la vita reale. Però se andiamo a vedere i social di Nikita Lyon e i social di Cora Jade ha fatto vedere che si è allenata eppure tanto. Sì. Nikita Lyon non ha mostrato nulla, dell'allenamento non ha mostrato nulla, non vuol dire che non si è allenata, No, non ha certo. mostrato nulla e quindi speriamo che abbia fatto più possibile perché bisogna vedere. Volevo dire un'altra cosa, della cosa femminile, che hai detto il debutto. Ah, hanno fatto vedere nuovamente segmento, un trailer di Delta. Bello, Quindi, bello, bello, bravo, bravo, hai fatto bene a prepariamoci ricordarlo alla Delta. perché Esatto, bello. prepariamoci alla terza forte, da quello che dicono. Io non l'ho mai vista lottare perché non seguo la scena australiana, ma dicono che sia brava, brava anche Delta. E mini segmento della Chase U con Ridge Holland, con Osburn che prova ad attaccare Ridge Holland, intervista Ridge Holland e ormai si stanno tutti dove Ridge Holland ha rotto il trofeo di Duke Hudson e tutti ormai Sì. stiamo aspettando il rientro di Duke Hudson, ma soprattutto di Andre Chase. Sì, esatto. Continuiamo con il match valido per il titolo tag dove ex Adam Fraser sconfigura i Down Under. Match buono, ma non buonissimo, come poteva magari uno immaginarsi. Cioè, ci ho visto più cattiveria piuttosto che rancore su Tony D'Angelo contro Abba Femi. Allora, questa volta gli Down Under non sono riusciti a far splittare i propri avversari, anzi, hanno perso pure. E chi potrebbe splittare questa volta? Sono proprio di Down Under, visto e considerato la piega che hanno preso ultimamente. Fabri, se vuoi dire qualcosa riguardo a questo, velocemente, perché non credo ci sia tantissimo da dire. Sono rimasto un po' deluso nel senso tra questi quattro. Io ho grandissime aspettative. Grayson Waller un po' meno sul ring, però con Theory funziona. Invece è stato un incontro normale, non l'hanno nemmeno fatto durare tantissimo, anzi, No, più o tutt'altro. meno tutti sui 10 minuti all'incirca. Esatto. Quindi non è che sia successo tantissimo. È peccato. Axiom e Fraser fino a poche settimane fa sembravo dovessero scoppiare da un momento all'altro, poi o hanno accantonato oppure lasciano questa cosa in seguito. Io spero sempre che non splittino, ma che decidano di andare in singolo, perché comunque loro due li abbiamo visti in tutte le salse contro insieme e non avrebbe senso. E sugli 8 Under, boh, è un periodo che comunque Austin Theory è in fase calante, diciamo così, agli occhi dei Booker. Vediamo se riescono a risollevarlo, perché Theory abbiamo visto che ci puntavano tanto e ne vale Sì, anche la pena puntare su Theory comunque. Quindi la voglia. Allora, Grayson Waller è solo personaggio, sul ring l'abbiamo sempre detto che bravino, ma nulla di più. No? no, esatto, è più personaggio che altro, però ecco, a breve poi andrà pure a fare ambasciatore in Australia, lui che ritorna, Diciamo diciamo, a che è un casa della demise sua giovane, ecco. federazione. Com'è? Un demise giovane, direi. Sì, con 10 anni di meno. Meravente Fabri. Randy Orton, sappiamo tutti che sconfigge John Evans, match che a tratti è sembrato un po' uno squash, a tratti era fatto per il pubblico, a tratti c'è stato come si chiama, il ritorno di John Evans, secondo me un match scolastico dove il grosso ha fatto il grosso per tutto il match e quello piccolo e agile, ha cercato di controbattere come poteva utilizzando la sua velocità. Boccia finale per quanto riguarda l'RKO. Io solo una cosa voglio dire,
il cross crew finale, quello lì che fa Javon Evans che va a chiudere, per rivedere il bacio l'ho rimesso su YouTube a 0,25 e tanto andava ad una velocità normale, tanto per capire quanto gira veloce quel cazzo di Javon Evans quando fa quel cross crew. Secondo me era complicato non bocciare, al di là di tutto, forse secondo me lì hanno un po' cagato fuori dal vaso decidendo quell'opzione. Di fatto poi dopo l'ha ritirato su e gliene ha fatto un'altra Randy Orton fine match, si è un po' scusato anche Javon Evans per quanto riguarda il discorso del botch eccetera. Pazienza. Fabri, vuoi dire qualcosa? E no, sul match speravo fosse un po' più, dessero un po' più iniziativa Givon Evans, invece hanno voluto, boh, hanno preservato Randy Orton, boh, non lo so Sì, onestamente. sì, sì. Anche io non avrei cercato la RKO sulla mossa finale di Evans, perché è un po' risulta complicato. E poi si è visto che Givon Evans, certo che ha sbagliato lui, non ha sbagliato Randy Orton, si vede chiaramente, però molto probabilmente gli è venuta male. Perché stava attento a prenderla perché io non è stato attento a fare la Sì, mossa. esatto. E come se, Lui cioè, credo secondo che me è proprio complicato. Cioè. voleva girare bene per Randy Orton. Lui invece avrebbe dovuto fare la mossa come se la facesse tranquillamente, normale. E allora Sì. sarebbe riuscita bene. Invece lui voleva girare bene per Randy Orton e poi ha fatto l'errorino. E poi appunto, come hai detto te, Randy Orton, cioè proprio lì davanti a tutti gli ha detto, cioè che cazzo te ne frega. Quindi no. Sì, esatto. Comunque bene o male ha fatto la sua partita, sì, il suo match, noi di questo Però ecco, non scusami, però in queste sì. cose si nota non tanto l'esperienza, comunque si nota per quanto a me Randy Orton non faccia impazzire quello tra virgolette bravo, senza dire niente, senza nemmeno pensarci, l'ho subito preso per farla anche io, senza manco Sì. pensarci. Sì, subito, ha fatto bene. Qua è l'esperienza. Tira avanti, post match Ava decide di non decidere perché praticamente tutti si sono, all'Inix, Wesley, poi Dampage con Sexy Red si è proposto come sfidante, alla fine Javon Evans pure dice no, posto lo voglio io, alla fine ha detto, dice, sapete che ci andate tutti e tre per il posto da sfidante del titolo massimo, quindi fondamentalmente molto da Ponzio Pilato. Con questo si chiude fondamentalmente la Certo, puntata. Come avevo letto la scusa? settimana scorsa che il tampeggio, avevo letto la settimana scorsa che si parlava di SmackDown per lui. Allora, se no, attualmente non è ufficiale, è ufficioso perché fondamentalmente ha concluso. Però diciamo settimana prossima ancora c'è questo match e poi c'era l'angle con Sexy Red che se l'era portato da Raw direttamente perché a Raw era comparso Sexy Red che aveva interrotto i Dampage, adesso i Dampage ha provato a interrompere Sexy Red e non gli è venuto bene eccetera eccetera eccetera. Però cioè, i Dampage è prossimo e non mi viene non voglio sentire storie, non dico imminente, però secondo me già post Survivor Series in previsione della Royal Rumble, siamo pronti, insomma, ad accoglierlo a braccia aperte nel main roster. Dunque, ringrazio Fabrizio Professional che è tornato dal suo pensionamento one shot. Grazie, Fabri. Grazie a te, Leo. Saluto a Luca che ritornerà la prossima settimana. Sì, esatto, tanto questa è casa sua, comanda lui, noi siamo solamente dei sottoposti, io lo sono anche qua di fatto. Vi invito tutti voi a commentare, mettere like, iscrivervi al canale, campanella per le notifiche. Non ringraziamo la chat perché non c'è stata, quindi signori, buonanotte a tutti.